Un'assemblea aperta per parlare di bullismo, disagio giovanile, ma soprattutto per iniziare un confronto e arrivare a proposte concrete. A distanza di quasi un mese da quanto accaduto in piazza Fanfani, una bambina di appena 11 anni aggredita da ragazzi di poco più grandi, giù le mani dai ragazzi è il primo passo verso una comunità educante. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa ospitata dalla Casa dell'Energia di Arezzo. Di cominciare a parlare di queste cose, poi andremo avanti. Io sono sicura che si dovrà strutturare tutta questa sensibilità e sensibilizzazione. Si dovrà strutturare perché dobbiamo arrivare a costruire nella città di Arezzo, deve diventare una comunità educante. Una comunità educante, ci sono tantissime risorse. Le sigle che l'hanno proposta e organizzata sono state tante. La scuola 4 novembre, la Croce Rossa Italiana di Arezzo, la CISL, la FIDAPA, Futuro Aretino, Affidar, Lions Club Arezzo Ost, il comitato Giù le mani dalle mense, il comitato Duomo Vecchio, DOG, operatori di strada che peraltro erano stati delegati a rappresentare gli assessorati alle politiche sociali e giovanili del comune di Arezzo, l'associazione Girotondo intorno al sogno e il Centro Italiano Femminile. Ma al di là delle sigle è stato il motivo della partecipazione ad essere importante, il dottor Antonio Falso, in rappresentanza della prefettura, ha detto nella sua introduzione: "Io sono il viceprefetto, ma stasera sono qui principalmente come cittadino e genitore". Durante il dibattito è intervenuta anche la madre della ragazzina aggredita, lasciando la platea attonita. Buonasera, la bimba non sta bene per niente, anche perché continua a non voler uscire di casa, ancora non ha ripreso la scuola, ma sta facendo DAD, ma da 2 giorni neanche quello, ha delle crisi molto spesso e la situazione non è bella per niente. Senta, una settimana dopo quello che era accaduto, noi tra l'altro ci siamo visti anche di persona, insomma, casualmente, lo dico per dovere di cronaca, in quel posto dove è successo quel fatto bruttissimo a sua figlia, c'è stata questa bella manifestazione di solidarietà nei vostri confronti. Poi Dopo di questo, tengo a ringraziare a tutti voi per la vicinanza e per l'impegno che avete messo e continuate a metterlo. E ci state vicino in questa situazione bruttissima. E non solo, tutto ciò che voi fate è per non accadere mai più una cosa del genere. Ma oltre tutte le associazioni che stanno facendo qualcosa per noi, per starci vicino, è la scuola che ringrazio tantissimo, e a tutto il corpo di docenti che ci hanno dato tutta la loro disponibilità e hanno fatto il modo che la bimba potesse fare il da casa, visto che si rifiuta categoricamente di uscire di casa, nessun altro non ha fatto niente. Sono rimasta male per il silenzio delle cariche più alte, che non si sono informati mai nessuno dello stato di salute della mia figlia. A parte augurarci di aver giustizia, altro non hanno mai fatto, ci hanno lasciati da soli. Questa la risposta del vice sindaco Lucia Tanti. Ma io ho verificato che questa volontà di farsi sentire, di vedersi, fosse effettivamente fondata e io ho già fissato un appuntamento. Non posso dirvi quando perché è riservato e ovviamente l'ho fissato attraverso un'amica comune che ha verificato su mio tramite che questa disponibilità ci fosse veramente. Poi credo che l'obiettivo dell'amministrazione sia entrare quando si spengono i riflettori e comincia la vita vera. Dalla serata una proposta concreta, una commissione permanente presso il Comune di Arezzo e un consiglio comunale aperto che sarà richiesto dalle minoranze. L'intero dibattito andrà in onda su Arezzo TV mercoledì 15 marzo alle ore 21.